Lui è Luciano Spalletti, buonasera. Dalla parte del cuore si fa questo abbraccio. Ecco, dalla parte del cuore. Grande Spalletti! Se venite con noi siamo entrati. Sì, diciamo che l'abbraccio è secondario, anche perché questa è una giornata speciale, soprattutto per i bambini che siamo venuti a trovare. Abbiamo avuto la fortuna di avere questa giornata a disposizione e riconciliare un po' tutto, perciò l'abbraccio, ma soprattutto l'abbraccio per i bambini, che è molto molto più importante. Che vi siete detti? Un qualcosa in particolare oppure? Niente, perché basta un semplice abbraccio, un semplice sguardo. Come ho sempre detto, avevamo un rapporto che andava oltre il calcio, perciò basta quello per essere persone normali come siamo sempre stati. Gli hai augurato qualcosa per domani? No, non abbiamo parlato di partita, niente. Poi c'era tanta confusione, tanta gente, ci siamo solo abbracciati, però a partire da domani penso è una partita importante per tutti e lui sa gestire queste situazioni. Noi usciamo arricchiti da questi incontri qui, anzi io ogni qualvolta vengo qui ho la sensazione di aver donato uno e ricevuto 1000, perché poi questi bambini qui ci vedono come dei supereroi e invece sono loro ad avere il superpotere che ci trasferiscono a noi dell'amore e di quella bellezza che è la vita, e dobbiamo venire qui e imparare tantissime cose. Non poteva esserci occasione migliore allora per un abbraccio speciale con Francesco? Sì, è vero, perché poi questo momento qui se lo doniamo a qualcuno, perché come si dice sempre le cose non le dobbiamo fare per noi ma le dobbiamo fare per gli altri. C'erano moltissime persone che avevano piacere di questa riappacificazione, anche se poi sotto sotto non abbiamo mai bisticciato, non abbiamo litigato, perché ci siamo sempre stimati, e in un momento, in un'epoca di continui conflitti dove noi grandi si tende a litigare spessissimo, ora trovarsi qui insieme ad abbracciarsi e donare questo abbraccio a tutti i bambini attraverso i loro occhi può essere un messaggio per un futuro sempre migliore.